Ho fatto portare oggi, mi sono permesso di far portare un pianoforte. Ma perché me l'hai fatto? No, perché, secondo me, quanto la gente sa che suoni il piano? Ma io non suono il piano, sfatiamo questo mito. Suonicchio il piano, mio padre era un grande pianista. Mm? Io ho due pianoforti in casa che fondamentalmente... Uno l'ho visto, quello bianco a coda che... Bravo, che l'ho preso come arredamento e poi un giorno ho detto qualcosa mi toccherà farci. Perché cioè, con tutto quello che l'ho fatto... Io non so leggere gli spartiti, sto imparando ora con un maestro di piano da qualche mese. Intanto mi sta venendo l'ansia che vedo il piano che entra, vorrei sparire. E poi ho il piano di mio padre che vabbè l'ho fatto risuscitare, era un mobile vecchio praticamente, l'ho fatto ristrutturare tutto, questo proprio per una questione di cuore. Perché per chi non è proprio cintura nera di uno strumento, suonare davanti alle persone è una delle cose più terrorizzanti. Io non ho mai suonato in pubblico, siete il mio primo pubblico. È una cosa terrorizzante. Vale, hai consigli da dare per mantenere la calma, la tranquillità? E fare finta che non ci sono, sì? Concentrarsi sulle dita. Sì, immagina lì. Comunque lui si è esibito davanti al pubblico qualche volta, penso. Eh no, madonna, no, sì, però non col piano, però non col piano. Vogliamo provare, Emi? Sì! Vai, dai, vediamo. Vediamo cosa viene fuori, vediamo, dai. Vado. Per la prima volta nella storia davanti a un pubblico di più di due persone al pianoforte. Potrebbe essere la prima e l'ultima volta, ma magari anche la prima di mille esperienze di Emi al piano. Signore e signori, live... Piano e mani, e mi schilla a stasera ciaccatela. In bocca al lupo per i tuoi 15 anni di carriera, in bocca al lupo per il grande evento che ti aspetta. Fate un grandissimo applauso a Emi Schilla! Yeah.